Ma innanzitutto devo dire che con la sottoscrizione del patto si apre una nuova fase, perché appunto si conclude la fase della programmazione per la quale abbiamo lavorato in questo anno delle risorse comunitarie, si definisce con la sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione, il quadro di riferimento delle risorse già disponibili per la Regione. E risorse importanti per i prossimi anni, si tratta di 7 miliardi e mezzo di risorse destinate alla Calabria, a cui bisognerà aggiungere quelle che saranno definite con un protocollo aggiuntivo relativamente alle infrastrutture lineari, strade e ferrovie. Un protocollo aggiuntivo che sarà definito nelle prossime settimane con il Ministero delle Infrastrutture, il confronto è già nella fase conclusiva anche per quanto riguarda questo protocollo, quindi risorse che si aggiungeranno, quelle di ANAS ed RFI. Con questo protocollo si chiuderà definitivamente, diciamo, l'intesa con il Governo, anche se il patto per la Calabria ha già sancito la destinazione di risorse importanti con impegni e riconoscimenti da parte del Governo nazionale rispetto a investimenti di valenza strategica. Penso per esempio a Gioia Tauro, penso al completamento dell'autostrada e alla SS106, alla E90, al corridoio ionico, che nel patto vengono assunti come infrastrutture di rilevanza nazionale. Queste risorse saranno utilizzate per affrontare i grandi nodi dello sviluppo della nostra regione, a partire da un grande progetto di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo, di investimenti in direzione del sostegno allo sviluppo, il sostegno alle imprese, il credito d'imposta sarà uno degli strumenti importanti di questa impostazione, del sostegno al turismo e di un progetto di valorizzazione dei beni culturali nella nostra regione e dell'organizzazione dei grandi servizi. Mi riferisco al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, alla depurazione, a questioni rispetto alle quali appunto abbiamo già messo in campo progetti, programmi concreti. Altra grande problematica che si affronta attraverso il patto è quella dell'organizzazione della mobilità, del trasporto pubblico locale. Abbiamo già approvato in giunta il piano regionale dei trasporti, è stata già avviata la fase appunto di consultazione dei diversi soggetti e degli enti locali, che sarà conclusa entro settembre con l'approvazione da parte del Consiglio regionale, quindi gli strumenti che renderanno operativa l'utilizzazione delle risorse. Contestualmente, la settimana scorsa abbiamo presentato il POR e lanciato i primi bandi per quanto riguarda il POR. Si entra nella fase operativa, si passa dalle parole, dai pronunciamenti, dagli impegni ai fatti.